Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più popolari e amate del cinema italiano. E senza alcun dubbio una delle più belle e desiderate. Ma questo è noto a tutti. Quello che invece pochi sanno è che ha trascorso tutta la sua vita a combattere contro una terribile malattia. Prima di vedere di che si tratta, facciamo un piccolissimo riassunto della sua vita. Maria Grazia Cucinotta, nata il 27 luglio 1968. Età, 53 anni. Altezza, 1,77 metri. La sua carriera inizia a soli 19 anni. Esattamente nel 1987, quando partecipa al concorso di Miss Italia. Nel 1994 fa la svolta decisiva, quando il compianto Massimo Troisi la sceglie come protagonista femminile nell'ultimo film girato prima della sua scomparsa, Il Postino. Un anno dopo, nel 1995, Maria Grazia Cucinotta prende parte a una delle commedie di maggior successo degli ultimi 30 anni, I Laureati, scritto e diretto da Leonardo Pieraccioni. Nella vita privata, l'attrice siciliana non ha mai fatto parlare di sé, diversamente da molte sue colleghe. Ha avuto un numero estremamente limitato di relazioni. Nel 1995 ha convolato a nozze con il suo fidanzato, Giulio Violati, dal quale ha avuto la sua unica figlia, Giulia, nata nel 2001. Ma la vita di Maria Grazia Cucinotta nasconde anche grandi sofferenze fisiche, patite fin da quando era bambina. È stata lei stessa a svelarne il motivo. Da quando ho 11 anni, soffro per una terribile infiammazione al trigemino, che per oltre 20 anni mi ha causato dei mal di testa violentissimi. Arrivavo addirittura a perdere conoscenza per il dolore. Ho assunto farmaci per anni. Ero diventata dipendente dagli analgesici quando poi, un medico, mi ha consigliato di seguire una particolare ginnastica posturale. È incredibile a dirsi, ma grazie a questo tipo di ginnastica le crisi sono passate. Adesso, per fortuna, sta meglio. Ciò che le ha risolto il problema, come dice lei, è stata la ginnastica posturale. Ricordatevi di lasciare un pollice in su, per noi è importante, grazie! Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.